morire, dormire, nulla di più. Nulla di e con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie naturali, ritaggio della carne, e soluzione da accogliere con gioia. Morire, dormire, nulla di più. Con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie naturali, ritaggio della carne, e nulla di più. Morire, dormire, nulla di più. E con un sonno dirsi che poniamo fine al cordoglio e alle infinite miserie naturali, ritaggio della carne, Dormire, sognare, quali sono i suoi sogni? Quantunque la memoria di Amleto e della sua morte sia ancora recente e un giusto lutto ci abbia oppresso il cuore, tuttavia la moderazione ha lottato tanto contro la natura che oggi possiamo ricordarci di lui con più pacato dolore. A questo siamo arrivati. Morto da soli 2 mesi. Non da tanto, non 2. Un re eccellente, un dio come questo è un satiro. Così innamorato di mia madre da non permettere ai denti di toccarle il viso troppo rudemente. Devo pensarci, si stringeva a lui come se un nuovo appetito rinascesse dal cibo e ora non più tardi di 1 mese. Fragilità, il tuo nome è donna. Ascolta. Ti ascolto. È quasi l'ora per me di tornare alle fiamme lancinanti dello zolfo. Anima infelice. Ascolta ciò che rivelerò. Sono pronto. Sii pronto alla vendetta quando avrai udito. Sono lo spirito di tuo padre, condannato per un tempo deciso a vagare la notte e il giorno a digiunare tra le fiamme finché non siano arsi e purificati i delitti che commisi nei giorni di natura. Ascolta, se amasti tuo padre, vendica il suo scellerato, snaturato assassinio. Assassinio? Ah, siete onesta, eh? Oh, signore. E siete bella. Che cosa vuol dire? Che se siete onesta e bella, non lasciate che la vostra onestà discorra con la vostra bellezza. Potrebbe la bellezza aver miglior commercio che con l'onestà? Sì, oh sì. Ha più potere la bellezza di cambiare l'onestà da ciò che è in una ruffiana, piuttosto che il contrario. Una volta era un paradosso, ma adesso i tempi ne offrono le prove. Perché gente come me dovrebbe strisciare fra cielo e terra, eh? Siamo tutti della stessa razza. Non credete a nessuno di noi. Dio vi ha dato una faccia, eh? E voi ve ne fate un'altra. Danzate, caracollate, sussurrate, date nomignole alle creature di Dio e fate passare per ignoranza la vostra malizia. Non basta, non ne posso più. Mi avete fatto impazzire. Così? Finire così? E io? La più infelice e misera fra le donne. Che ho succhiato il miele delle sue dolci promesse armoniose. Ora assisto al disordine di quella nobile mente sovrana che dissona come le dolci campane slacciate. Quell'ineguagliabile e fiorente figura sconvolta dal delirio. Me infelice che ho visto quel che ho visto. Vedo quel che vedo. Vieni, bisogna andare da te. Ma dimmi, hai usato parole dure con lui negli ultimi tempi? No, padre mio, ma secondo i vostri ordini ho respinto le sue lettere e l'ho tenuto lontano. Ecco perché è impazzito. A parte il nostro maggio del termine, innanzitutto ci troviamo nel giovane tipo del dono gente questo richiamo. Eh? Mio benigno sovrano,
Io devo al mio ossequio, così come l'anima mia, tanto a Dio quanto al mio grazioso re. E penso, altrimenti il mio fiuto non mi guida più sulla giusta pista, penso di aver scoperto la vera causa della pazzia di Amleto. Papa, sono ansiosa di udire. Mio sovrano e signora, dissertare intorno a cosa sia la maestà, cosa il dovere. Perché il giorno sia giorno, la notte notte, il tempo tempo, sarebbe perdere il giorno o la notte il tempo. Laonde, poiché la brevità è l'anima del giudizio e la prolissità fa da membra e d'abbellimento, sarò breve. Il vostro nobile figlio è pazzo. Perdonare una volta caduti. Dunque, posso rialzare gli occhi. La mia colpa appartiene al passato. In quale forma darò la preghiera? E sarò vendicato se coglierò costui mentre monda la sua anima, pronto e disposto al passaggio. No! Fermo, pugnale. E aspetta un'occasione più sinistra. Avete occhi? Come avete potuto abbandonare quei pascoli sulla cima di un monte per grufolare in una marata, eh? Avete occhi? Non potete dire che sia per amore. Alla vostra età il desiderio è sopito e domato, si rimette al giudizio. E quale giudizio passerebbe dall'uno all'altro? Basta, Amleto! Non più. Tu giri i miei occhi dentro la mia anima e io mi vedo macchie così nere e corrose che non si cancelleranno. No, certo, ma vivranno nel fetore di un letto sudicio, crogiolandosi nella corruzione, tra parole di miele e sospiri d'amore nelle immondizie. Basta, Amleto, non parlare più. Le tue parole, pugnali, mi straziano. Amleto. Ancora una parola. Che cosa devo fare? Non quello che vi ho detto, certo, no. Piuttosto... lasciare che il re mi chiami ancora nel suo letto, vi pizzichi le guance, vi chiami il suo topo e per due baci rancidi e una carezza di quelle dita sozze sul vostro collo vi induca a rivelarvi tutto. Che la mia non è vera pazzia, ma stratagemma. Perfetto, se glielo direte. Name was Eliza.
terra. Addio, cara madre. Caro padre, Amleto. No, cara madre. Padre e madre sono uomo e donna. Uomo e donna una carne sola, dunque... Addio, cara madre. In Inghilterra! Scena atroce. Veniamo troppo tardi per i messaggi dall'Inghilterra. Sono sorde per sempre le orecchie che avrebbero dovuto ascoltare come venne eseguito il suo ordine. Con la morte di Rosencrantz e Guildenstern. Chi ci ringrazierà?